Sì, diciamo l'obiettivo principale è quello di ridare entusiasmo a questa città, perché da siciliani, come siamo io e il mister, vedere realtà come Palermo, Catania, che si sta risvegliando dopo la brutta disavventura dello scorso anno. Vedere Messina in questa situazione sinceramente ci dispiace. Oltretutto io particolarmente mi sono affezionato moltissimo a questa città, ma nelle difficoltà soprattutto. Quindi io credo che si costruisce meglio quando ci sono le difficoltà, non quando va tutto bene. E il nostro obiettivo è quello di ridare a Messina, ai messinesi, naturalmente al presidente, alla società che ci dà questa opportunità, quell'entusiasmo e di rivedere lo stadio come eravate abituati a vederlo ai tempi importanti, quindi, ma soprattutto avvicinare la città al Messina Calcio, poi i risultati verranno da soli. Direttore, il Presidente ha parlato di una riconferma giusta, la sua. Lei si è sentito in discussione in queste settimane in cui c'è stato un attimo di forse prima del sì? Guarda, io devo dire la verità, io non mi sono mai messo in discussione, ma non perché non avevo paura di non essere riconfermato. Io il mio contributo l'avevo dato, l'avevo dato 5 anni fa, non è stato portato a termine, l'ho dato quest'anno e lo dico con grande serenità. E se il Presidente avesse fatto altre scelte non me ne sarei assolutamente preso. Naturalmente voglio dire, non è un problema, lo dico veramente con serenità. Mi fa molto piacere che mi abbia riconfermato, mi fa ancora più piacere eventualmente se lui ha fatto queste valutazioni avendo anche fatto altre valutazioni, mi ripeto, ma è così. Per cui con serenità, io ripeto, siccome mi risento parte integrante di questa città, chiunque guidi il Messina, l'importante è che lo faccia con passione, con determinazione e con competenza come abbiamo cercato di farlo noi. Qualche mese fa lei è arrivato con un libro scritto a metà e che ha dovuto correggere in corsa, ora un libro completamente diverso, una pagina bianca da scrivere e inizia a scriverla con la scelta di Auteri, una scelta importante quella del mister. Io prima ho detto che l'allenatore oggi, soprattutto in questo momento, è il valore aggiunto. Non lo dico ripeto, per esaltare ancora di più quelle che sono le qualità del tecnico. E soprattutto la cosa più importante è che c'è una sinergia, una simbiosi che oggi è fondamentale, soprattutto nelle condizioni in cui noi siamo oggi. Perché, ripeto, purtroppo le condizioni dal punto di vista logistico non sono le migliori a Messina, abbiamo delle difficoltà e dobbiamo lavorare nelle difficoltà, per cui se non ha già una simbiosi con chi deve guidare la parte tecnica, tra me, l'allenatore, la società, ci sarebbero sempre dei problemi. Questo già è un viatico importante, parti con una situazione già che adesso ci guardiamo negli occhi e non abbiamo bisogno di confrontarci. Quindi il fatto dei 4 ragazzini che abbiamo scelto, li abbiamo scelti senza che ci siamo parlati, io ho visto solo i numeri, lui ha visto i numeri e alla fine ci siamo ritrovati. Quindi era giusto per a completamento di una situazione già esistente che noi sapevamo che c'era e partiamo un passo avanti, che è quello che oggi ci vuole. La preoccupa il ritardo che si è accumulato nella preparazione della prossima stagione, o in questo senso la conforta anche il fatto di aver scelto un allenatore di grande esperienza e di sua fiducia? Vabbè, è normale che la società ti ha dato l'opportunità di scegliere un allenatore l'allenatore che abbiamo scelto è fondamentale. Naturalmente il ritardo, diciamo, ci penalizzerà, questo non c'è dubbio, però probabilmente è meglio che ci sia stato in ritardo perché la valutazione è stata fatta serenamente, ponderata e senza, diciamo, uno dice ho dovuto scegliere dall'oggi al domani. No, ha scelto dopo un congruo lasso di tempo, dopo aver fatto con serenità tutte le valutazioni, quindi questo ci conforta ancora di più. Naturalmente dal punto di vista operativo
operazioni che magari potevi fare un mese fa, oggi non le puoi fare più, o una settimana fa o 10 giorni fa, però non ci mette questo assolutamente in una situazione di faremo sempre delle scelte importanti. Che messaggio vuole rivolgere ai tifosi e alla piazza? Si viene da un campionato di sofferenza, avete fatto un grandissimo lavoro a gennaio per conquistare questa salvezza, adesso si vuole alzare l'asticella. Ma i tifosi chiedo di avere, ne hanno avuta tanta pazienza, perché Messina forse è la società e la città dove ci sono stati più fallimenti, più situazioni e hanno sofferto tanto e continuano a soffrire. Gli dico di avere un attimino di pazienza in più, di credere in quello che è credere, darci l'opportunità di, con i fatti, di valutare il nostro lavoro e alla fine tutti assieme riusciremo a prenderci delle soddisfazioni importanti. Ripeto, partiamo dal presupposto che i tifosi del Messina fino ad oggi hanno sofferto fin troppo e quindi cercheremo di farli soffrire il meno possibile. Direttore, in chiave mercato prima ha detto una cosa molto interessante, non si guarderà soltanto all'aspetto economico ma anche alla motivazione dei giocatori, a questo senso di appartenenza che il Messina sta provando a riaccendere in tutte le componenti, dalla campagna abbonamenti agli appelli del presidente. Ci spiega come si valuta il senso di appartenenza di un giocatore? Il senso, lo valutiamo da noi stessi. Noi abbiamo accettato questa, il mister mi diceva l'altro giorno, noi siamo degli azionisti del Messina, siamo diventati, perché il trasporto che ci è stato dato nell'affrontare questa situazione ha messo da parte quello che era l'aspetto economico, non lo dico per essere venale, ma è così alla fine. Quindi chi dovrà approcciare questo progetto deve avere la nostra stessa motivazione. Io capisco che poi alla fine se hai bisogno della ciliegina non potrai tanto andare, facciamo calcio, sappiamo che è così, ma il 90% del gruppo, per gruppo io parlo dal magazziniere, dal giardiniere, dal massaggiatore, da tutto quello che deve essere, fa parte di questa situazione, deve avere queste motivazioni. La parte economica è fondamentale, è importante perché è il nostro lavoro, ci viviamo, ma non è la parte determinante.